faccia sempre rode. Sì. Ok. Devo staccare la disc. Ma sei pazzo? E dove cazzo la metto adesso qua? Inventati qualcosa. Si è staccato la disc. Vabbè. Niente più musica. E quello è la fine. Ma allora, Marvel Spider-Man numero... Numero... 7. Ci si parte... Volendo. No, non funziona la webcam. Non funziona la webcam, Cristo! Come no? Eh no! So, faccio partire, guarda. Ma si sente il microfono? Sì, certo. Attaccarla dietro, sperando che vada. Che frame è questo? Ma che frame è? Un fatal frame? Non mi sembra il cazzo. Ma dai, ma che cazzo però, anche tu. Dai, dai. Ma dai, dai, cosa? Non va. È possibile che non vada. Prova a mettere la fonte della cosa, prova a cercare la fonte. Cristo, guarda! Che dire, bro? Eccola. Ecco. Può partire così. Eccola. Ma mettiti a posto. Dai, basta però. Adesso ci sistemiamo, A parte che sei tutto blu. Ciao ragazzi. Sto travanzando. Garagino. Sto morendo. 360, ecco. Sto morendo. Allora. Ma la sistemiamo. Io la sistemo ovviamente perché tu. Ecco. Ma chi è? Lily Rose just subscribed. Lily Rose, buonasera, benvenuto, benvenuta. Non si capisce bene dal... Benvenuto al garagino. Ma non si sa perché è comparso quell'alert. Come no? Boh, non si sa. Benvenuto. Adesso partiamo, Ci siamo, questa sera... Allora, questa sera si fa... Ma l'hai riattaccato il coso? Che è cosa? La disc. No. Merda. Questa sera si fa Marvelous Spider-Man per PS5. Mettilo. Lo mettiamo. Allora, fai partire pure la schermata, Giulio, quando vuoi. Eccolo. Oh là. Eccoci qui. Adesso si vede, un attimo. Si vede? Si vede, cioè si vede? Almeno io lo vedo. Ma dove cazzo l'ho attaccato? Ah, ok. Quindi? Eccolo. Eccolo. Perfetto. Si vede? Posto? Si vede, allora. Mi metto la chat anche qui, così se Lily Rose vuole presentarsi, certo. Ci fa solo che piacere, altrimenti non fa niente. Certo. Ok. Eccoci qua. Dammi un feedback audio se riesci ad avere un po'. Tutto perfetto. Come andare in bicicletta? Sì. Questo gioco qua. Il problema è che... Cosa? Non so se mi si sente. Dovresti metterti qui nel garagino, stavo dicendo. Qui dovresti metterti qui nel divanetto. A meno che non vuoi metterti il lavalier e fare il doppio audio. Sì, a me sta cosa che hanno messo questi qua de... Ma faccio mettermi il lavalier? Sta cosa che hanno messo nella città. C'è dico nel gioco
gli agenti che ti sparano a vista, veramente dopo un po' rompe il cazzo a dei livelli incredibili. Cioè rovina completamente l'esperienza, secondo me. Allora, bello. Cosa abbiamo fatto? Bello. Cosa abbiamo fatto? Praticamente, vedete, la mappa è praticamente pulita. A parte queste missioncine secondarie. Allora, e queste qua dei gettoni di ricerca che veramente mi stanno sulle balle. Mi mancherebbero questi. Che facciamo? A proposito di palle, togliti un attimo. Madonna, poi ce n'è un'altra nel cosa? Hai altro nel, per ora no, nel dipende, tuo repertorio? Dipende tutto da te. Giochiamo allo Stark. No, non esiste, non questa sera, non qui, oh, non guarda, da noi. Guarda come sono. Allora, io devo parlare perché sto giocando. Ma che cazzo, se stai giocando non devi parlare. Cosa facciamo? Facciamo le secondarie che ci rimangono? O facciamo la missione principale? Ma qual è il tuo obiettivo? L'obiettivo è arrivare al microfono. Ma perché il ginocchio è messo così? Perché devo giocare, la TV è lì. Di questo, ma non posso rimanere così. Ti prendi tutto il divano. Ma non è, no, fa schifo poi da vedere, deve essere dritto, no? Infatti sto. Più o meno, mamma mia. Ma il lavalier... È un casino il lavalier. No, il lavalier, niente, gli avevo detto mettiti il lavalier te, così stai in giro, ma però... Faccio? Ci sono due fonti audio. Ma è un casino. Non è un casino, non ci vuole niente. Comunque. Cosa facciamo, il cuore del problema? Il cuore del problema o un'idea? Chi sia. Vai. Visto questi missili a ricerca che rompono il cazzo. Boh, mettiamo sti cazzo di lavalier. Ma no, ma non serve ormai. Ma sei qua, se sei qua con me nel divano, non servono. Ah, voglio metterle, voglio provare. Ma allora giù, le proviamo offline. Dai, non facciamo le prove adesso. Fidati, vieni qua. No, lascia perdere. Eh? A non rompere i coglioni. Però, cioè, se ti metti a provare le cose. Dai, vieni qua. Non so poi che succeda. Ma vieni qui. Dai, che stiamo andando avanti. Il progresso interrotto. Dal buon senso. No, dalla minchiaggine. Se avessero fatto la stessa cosa con la bomba atomica. Ma che c'entra? Ma sono due rischi diversi. Boh. Ma che succede qua? Niente, Norman. Sono riusciti a prendere Norman. Io non sento. Devo eliminare questi. No, beh, bene così, lasciamo il laboratorio. Non è troppo... Ma com'è l'audio del gioco poi, tra l'altro? Buono, buono. Michele ci saprà dire. Perfetto. Penso sia ottimo, io ho visto, non è male. Tra l'altro per Kel, ieri abbiamo finito un filmetto veramente croccante. Io ho anticipato qualcosa oggi, Ah, sì? Il divincodino, che non è Baggio, ma è un altro divincodino. È l'originale divincodino. Madonna mia. Mamma mia, che schifo. Io che mille, ne vedrei mille di quelli io. Spazzatura mille, pura. Tutti. Sì, ma rispetto a tanti altri film brutti. Vabbè, quello era veramente brutto. È veramente brutto questo, proprio. Cioè, a un certo punto non faceva neanche più ridere, faceva solo pena. Era brutto. Cioè, ma come cazzo si muoveva lui? Non ha mai combattuto in vita sua in quel film. No, ma lui è sempre. Tipo... Lui dovrebbe essere in teoria... Manco le risse alle medie. Ma lui in teoria dovrebbe essere in realtà una specie di... c'è una pratica delle arti... Ma stiamo parlando di Steven Seagal comunque, per chi non, ovviamente non stesse capendo. Ovviamente, poi. Dipende, ovviamente. Perché non si sono... Ma non ti piace buttarla giù questa torretta, vero? No. Buttala giù. Adesso. Devi vedere Nico. Neutralizzarli in silenzio. Aikido. Che film mai sentiti poi? Ci sarà un motivo. No, lui è, ti stavo dicendo, fa quelle mossette là per...
Cioè, è soltanto di contraccolpo lui lavora, non so come dire. Me l'ha spiegato Kelle oggi. Cioè, Senza di contraccolpo. no, tipo, lavora di schivata, no? Di usare il palmo No, delle mani. con le mani, no? Deflette i colpi sfruttando l'inerzia, una roba del genere. C'è tutta una tecnica. Insomma. Però, ma lo fa in un modo così schifoso. Che facciamo qua? Rimaniamo appollaiati o ci diamo una Così, mossa? via sul piede di guerra. Vai. Vai, vai. Aspetta, aspetta, facciamo così. Guarda, faccio questo adesso. Ah, Aikido è l'arte marziale. Ah, ecco, sì, infatti. Di counter. Lavora di counter, possiamo dire. Esatto, lavora di Perry. Vabbè. Comunque, vogliamo parlare di... Di Batman? Vogliamo parlare dell'ultimo capolavoro From Software o continuiamo a fare finta di niente? No, io faccio finta di niente perché ne ho già detto un po', eh. Ho detto che su PC mi hanno detto che è ingiocabile. Ti hanno Mi detto. hanno suggerito diverse fonti che è ingiocabile. Su PS5 ha dei cali di frame, soprattutto durante i caricamenti nell'open world e nella gestione della telecamera. Su Xbox ci sono dei cali, ma non è così tanto un problema, quanto so, su Xbox Series X. E quindi c'è un Souls, dicono che sia il più bello di tutti, però è comunque quel genere là, quindi è quello. Se uno piace come me, ottimo, infatti però non ci gioco su PC, ci Sable è giocherò stata più la parola. avanti. Questi tizi non sono Se qui uno per non allearsi con piace, me. non gli Siamo piaceranno stanchi neanche dei vostri questi. attacchi Spider-Man, per te finisce qui. Pensate sia Perché stato non il c'è gioco niente da fuori i dire. vostri Batman compagni, ma invece. dai! Com'è? Ma Batman cosa? Il film? Film. Che Dicono. sia fantastico. Veramente bello. Infatti, Kelle mi diceva: andiamo a vederlo al cinema. Andiamo a vedere. A me piacerebbe un sacco. FFP2 No, a parte che mi ha detto che non è così critica la situazione. Ok, Perché lui è stato di recente. io è da un botto che non vado al cinema. Però, più che altro il problema è che in questa situazione in cui mi trovo, ovvero quella di aver preso da poco casa in affitto, Devi ci sono un evitare, sacco dici? di spese, intanto. Devi Non evitare. so come mi andrà a finire il mese prossimo. Non so quanto realmente sto spendendo in questo momento solo a parlarne. E quindi Vabbè. finché non sono tranquillo, non riesco a fare progetti di niente. Tra l'altro, anche proprio una questione di tempo materiale che non so di avere. Non so se posso permettermi di avere. Esagerato. Così. Se Sarebbe carino se Sable mi desse sulla stessa sei al barca. cinema non sei a casa, se sei a casa non sei Sì, al lo so, cinema. per carità, però, essendo che ci sono un po' di cose da fare, tra l'altro in questa casa non vado da solo, capisci? Non so con chi sarò, cioè, capisci? Non è che posso organizzarmi per i cazzi miei. Se serve che stia a casa per dire quella sera, io ancora non lo Abbiamo i so. Sable sistemati, è ora di seguire lì all'interno. Io domenica sera vado a costi di andare da solo. Vabbè, che l'andiamo, vado pure io, dai. No, domenica sera non posso, cazzo, ho la cena. Ma che ce n'hai? È una cena, importante. Importante. Eh sì. Importante. Cazzo. Hai assalito i miei uomini e distrutto i miei equipaggiamenti. Sei costato milioni al mio cliente. Dammi una sola ragione per non ucciderti. Ascolta, tu non mi piaci e io non piaccio a te. Ma in questo momento il tuo cliente è alla mercé di lì e lo aspetta una brutta fine se non interveniamo. Possiamo restare a litigare o affrontare lì. Scegli tu. Ma la smetti? Sento freddo, ma che cazzo vuoi? Cioè, non posso fare così. Siamo arrivati a livelli che non si può. Boh. Allora abbiamo un accordo. Mi aiuterai a salvare Norman. Per il resto non prometto nulla. Affare fatto. Lì è fuori controllo. Ma togliti sto giubbotto. Tu pensa a Osborne. E io per me dici Spidey? Sì. Evviva gli amici. Ma mi sembra, a volte mi sembri veramente. Bene. Io voglio cambiare il costume.
Ma dai, mettiti quello normale. Finiamola con queste pagliacciate. Ma lo finiamo sto gioco? Oh, minchia, un attimo, eh. Basta scappare. È ora di finirla. Oh. Ah, non avevo capito. Cioè, sì. È morto, è morto. No! Che fail incredibile! Bene, lì. Come cazzo Basta si fa? scappare. È ora di finirla. È una follia. Mi ricordo la missione finale di Spider-Man per PS1. Ma diverse parti così. Non mi ha tolto vita. No, tu ti sei fatto togliere la vita. Ma che cosa succede? Ci stai capendo niente. Cioè, Mister Negativo ha fatto un casino. Vattene, Spider-Man! È una questione tra me e Osborn. So dell'incidente. So cos'è accaduto ai tuoi genitori. Incidente. Hai lo stesso cinismo di Osborn. Quale incidente? Tu ricordi? Non ti ricordi tu? No. Stavano I facendo miei degli genitori esperimenti per sono la morti a cura. causa mia, per ciò che Osborn mi ha fatto. Lui ha sviluppato questo potere di Il tuo negatività che ha passato non ucciso i ti suoi genitori che lo definisce, stavano puoi assistendo liberartene. durante l'operazione. Ok. Quindi lui è un prodotto di Osborn, dei suoi esperimenti sul DNA, perché voleva Temevo trovare la cura fossero per la orgogliosi moglie di me, Osborn. volevo onorarne la memoria. Ma per farlo, Osborn deve rispondere alla giustizia. Non posso permettertelo, Martin. Dai però. Minchia. È qua così. Ah. Mamma mia, qua. Incredibile proprio. Che lavorone. A livello grafico è bellissimo. Il dolore di lì. La sua rabbia. Cioè, questo qua tranquillamente Stanno potrebbe diventando essere insopportabili. un film, in CG. Certo. Certo, adesso c'è un po' di trama, eh. Oddio, santo. Eccolo. Qualche istante prima. È l'unico campione. Sono io l'unico campione. Ecco, vedi cosa No, succede agli unici Martin. campioni. Io te l'ho detto, mi dispiace. Come mi È dispiace? stato un incidente. Io volevo aiutarti. Non aiuti le persone. Tu le usi. Minchia. Martin! Non riavrai i tuoi genitori. Ostini a voler salvare quest'uomo spregevole. Io voglio salvare te, Martin. Non cercare vendetta. Basta. Ma cosa sta succedendo? Non ho Incazzato nero. Sì, ma non ho Anzi, capito. incazzato bianco. Negativo. Osborn merita il giusto castigo, ma prima devi mettere fine a Il questa giusto follia. castigo. Non mi fermerò. Sando Lanza, buonasera. Madonna, quanto tempo! Incredibile. Incredibile! Mamma mia. Come va? Aia. Con chi credi di avere a che fare? Ma non era così la frase. Milioni di anni. Come va? Come va? Cosa ci racconti? Vabbè, del ragnatele abbiamo capito che non gli fanno No. niente.
Ma va a 60 intanto, hai controllato? Certo che va a 60. Ma 60.000. Sì, no! No! Oh, ma... è caduto, hai visto? Materazzi! È uscito... è scivolato un attimo. Questo non sei tu! Questo è il vero me stesso! Ma ci vuole una boss fight, dai! Ma aspettavo un po' più impegnativa, ma insomma... Tanto non stai vincendo, quindi... Guarda la vita! Non è sempre stata così? La vita? Mm. La vita è mega nerd. Esatto! Ma certo! Cioè, ogni cosa, la Claudia è mega nerd. È vero! Quando sei nel mondo di Mister Negativo è tutto in bianco e nero. Ma non siamo nel mondo di Mister Negativo, è tutto a colori. Tutto bene, sto ho la maturità. Bello! Bello! Wow! Voi tutto a posto? Tutto a posto, un cazzo, ma va bene lo stesso. Bene. Voglio parlare del remake, che altrimenti ci arrabbiamo? Porca mamma mia! No, non parliamo. Ma cosa sta succedendo? Ma cos'è? L'effetto vertigo. L'effetto vertigo. Ah sì, sì. L'effetto vertigo, ricordiamo, è quella tecnica utilizzata da i cinematografi. Gli edifici utilizzano questa tecnica. Il marmo. No, dai, dillo. Dai registi. I registi utilizzano questa tecnica che in cosa consiste? In uno zoom, però mettendo in risalto in primo piano il soggetto rispetto al background che viene. Che ha questo effetto di lontananza. Si sta capendo un cazzo. Non so il termine, però si crea un distacco. Praticamente tu devi zoomare equamente a quanto ti sposti indietro. E crea questo effetto di profondità rispetto al soggetto in primo piano, che è stato utilizzato per la prima volta da Hitchcock. Hitchcock nel suo celeberrimo omonimo. Sanno tutti, tra l'altro. Omonimo. Hitchcock. Omonimo. No, il suo omonimo nell'omonimo film da cui prende il nome la tecnica, che è Vertigo. Madonna che visse due volte. In Italia. Secondo cioè non me... è che si chiama La donna che visse due volte in Italia. Il titolo in italiano. E tra l'altro è uno spoiler comunque. Quindi... Il titolo in italiano è uno spoiler praticamente. Com'è sto gioco? Molto molto bello. Uno dei grandi capolavori. L'ho solo finito due volte. Uno dei grandi capolavori di PS5. Beh, capolavori no, però no, beh, ottimo gioco. Cioè, capolavori ovviamente per il genere. Ovviamente. Non è un capolavoro a 360 gradi come può essere un The Last of Us, che scinde il genere ed è apprezzabilissimo. Un bellissimo, veramente fighissimo gioco. Cioè, sicuramente se sei fan dell'arrampicamuri più famoso del mondo. Ma che è solo che il bannerino dei materassi. Comprate il materasso, seguite il link in sovraimpressione. C'è il pan dell'arrampica muri più famoso del mondo. Come quando dicono il nuovo gioco di casa di no, cos'è? Di casa Nintendo, una cosa del genere. Di casa di chi? Beh, no, quando dicono tipo il nuovo la nuova esclusiva dell'ammiraglia Sony. Dell'ammiraglia di che? L'ammiraglia Sony. Ma di cosa? Mamma Nintendo. Oh, ma quanti cazzo sono questi? Ma tu infatti devi colpire lui, non loro. Niente. Tu pensi sia semplice? Tu pensi sia molto semplice, vero? No, chi ha detto questo?
certo, se ti allontanassi riusciresti a capire. Caputtana. Beh, se fosse più cos'è che avevi detto? Se fosse un pochettino più difficile. Vabbè, ma questo è il livello difficile, però ricordiamolo. Vabbè, ma se ti sei abituato così, per te è normale. No, no, è sempre difficile, che no, significa per te è normale? Perché non hai provato la modalità normale, cioè. Wow, bellissimo. Ma bellissimo. Ma no, ce li ha questi momenti, ma no, ma questa posta è stata proprio bella. Da Spider-Man, proprio. Vabbè, crisi epilettiche. Spider-Pork dei Simpson, dove? Spider-Pork deve pagare. Lo so. Tu come lo so? Ah. Ma non è questo il modo, Martin. Lui cerca sempre di fare rinsavire la gente, non ha capito che la gente fa schifo. No, ma il bello è che riesce a fare rinsavire dopo che questa gente comunque ha fatto tipo degli omicidi di massa incredibili. Inutile. Inutile. Faccio anche con te dopo, giù. Wow! Con il braccio meccanico dietro la schiena lo fai. Allora, non mi piace il design, l'avevo già detto, delle braccia meccaniche di Doc Ock. Però devo dire, come hanno gestito il personaggio è stato bellissimo. Perché l'hanno approfondito veramente bene la parte di lui sano di mente. Incazzato nero. Cazzo! Qua ci sta andando giù pesante, eh. Il doppiatore di Spider-Man gioco non è quello di Spider-Man film? No, no. Sono diversi. Cioè, proprio uno. Secondo me sta meglio lui. Sia come personaggio. Vabbè, sta meglio lui che come di tutto. Che come voce. Via come un sacco di immondizia. Premio Nobel. Il premio Nobel. Quell'espressione nei tuoi occhi. Non sai da quanti anni desideravo vederla. Pronto per il gran finale. Bellissimo. Come l'attore. Hai preso tantissimo dai film di Raimi, eh. Sangue addirittura, giuro. Addirittura, siamo arrivati a questi livelli. Addirittura sangue. Questo gioco, ricordiamo, essendo Family friendly, non si vede mai del sangue. Dove è andato? Via, ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. No. In ospedale. Ma come in ospedale? Ma come in ospedale? Fisto, giustamente. Ah, giusto, così proprio dritti al punto, così capiscono tutti chi cazzo è. Perché se qualcuno finora non sapesse ancora chi. Ma poi si sente dalla voce, scusami. Devo dire che una cosa che ho sempre apprezzato di Batman è il fatto che lui camuffi la voce. La voce. E come la camuffa? Non ci sono dottori. Chi gestisce? C'erano tantissimi modi per. Okay. Cercherò di fare del mio. Ha deciso di rappresentare la voce della paura. Maschere, guanti, strumenti sterili. No, basta maschere, per favore. Grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Addirittura, così amici. Ma se tutto il gioco che mi sparano addosso. Vabbè, ma era per scherzare, mamma mia. Ma chi è quello, poi? Ma sai cosa sta facendo? Non mi sembra. Sì, guarda, dice adesso togliamo questo costume e questa maschera. No, non l'hanno tolta, okay. Portano rispetto. Rispetto. Massimo rispetto. Lei l'hanno fatta troppo bambolina. L'hanno fatta troppo bambolina, troppo. C'è anche lui. Ma troppo bambolina anche lui. Ce la farà. Il primario è arrivato. Ma poi con la tutina l'hanno operato, scusami, ma con la tutina lo operano. Ma gli hanno dato due pasticche, secondo me.
cosa? Dov'è? Ah, sta male. Dicono che non le resta molto tempo. Mamma mia, addirittura. Sì, la poveraccio, però. Adesso dove vai? Devo trovare Otto all'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Vabbè, amico, il tuo amico. Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Secondo te non ci ho già pensato, brutto stronzo. Falli secche, tigre. No. Niente. Non ce la si fa, oh. Niente. Oh, cazzo. Fatto benissimo. Giustamente, se non è fatto bene qui. Bello, cazzo. E adesso il ragno... Dove va a finire? Il ragno che è scappato dal laboratorio. Te lo dico io. Guarda tutti sti giri immensi e poi... Proprio qui. No, neanche questa. Forse ci siamo. No. Che schifo. Un attimo di un po' di latina, un pochino proprio lì sul filo del rasoio. Devi dire, giusto così. Suspension of disbelief. Va bene così, ma cosa devi fare? Guarda, 3 punti totali, abilità. L'ultima volta ne ho spesi un po', guarda. Quasi maxato, No, ma che maxato? Ma che maxato? Questo è bello. Allora, facciamo questo. E questo. Certo. Sto punto. E l'ultimo di qua cos'è? Niente. Vabbè. Vai. È ancora qua lunga la boss. Perché continuano a spararmi? Ma perché? E questa è la Sable. No. No? No. Sono i carcerati? No. Quelli di Martin Lee? No, è la milizia di Osborn. La Sable. Ma che cazzo dici? La Sable è contro la milizia di Osborn. Ma che stai dicendo? La Sable protegge Oscorp. Ah, forse ho ragione. Ma come forse? Cioè, sto confondendo io perché ci sono troppi nemici, troppe fazioni. Allora, ci sono i seguaci di Martin Lee. I detenuti. Gli agenti della Sable. E basta. Ah, basta. Basta. I tuoi squadroni della morte. Vedi. Ah, ok, quindi cioè lei è un leader del cazzo, okay. Nel senso che... Ero confuso. Scusate, sono confuso. Strana e violenta. Sì, effettivamente è vero, è Oscorp che paga Sable. Cazzo stavo dicendo? Adesso magari è contro... Cioè non è che è contro Osborn, però è a favore di Peter per andare contro... Otto, giusto? Sì, certo. Perché è un nemico comune? Sì, ovvio. Però poi alla fine dirà: tanto non ti perdono, non finisce qui. Attenzione, questa è la tua ultima occasione per potenziare l'abilità di gruppo agente per dare la conclusione. Ok. Allora. Ma lei già fatta la missione con Mary Jane? Quale missione con Mary Jane? Quella con Mary Jane. Ce n'è stata più di una di missione. L'ultima con che hai fatto, qual è stata? Quella con Mary Jane. Dove? A casa di Harry. Ah, ok, minchia, meno male. Mamma mia, il magone. Quella missione di merda, la odio. Veramente, la missione peggiore del gioco, quella secondo me. Incrementa punti esperienza sconfiggendo i nemici. Cazzo, questo devo farlo all'inizio. Eh sì, questo è sempre da mettere. Vabbè, ormai.
È andato. Vabbè, io direi di andare. Ma esattamente, Spider-Man, quando ha tirato quel calcio in volo, si è preso una nuvola. Quando ha tirato quel calcio. Ah, sì, allora quella è l'unica volta in cui Spider-Man si appende alla luna. Che è questo. Perché in realtà, allora, è una mossa che mi è stata sul cazzo fin dall'inizio. Proprio perché la puoi sbloccare proprio all'inizio del gioco, questa mossa. Ed è in realtà un calcio potente. Però, essendo una mossa da combattimento, si presume che il tuo personaggio possa farla in qualsiasi momento. Quindi, qua hanno fatto questa cazzata, secondo me, di inserire... Cioè, quando salti... Vabbè, qua non posso più farla adesso. Però sarebbe stata contestuale. Come cazzo fai? Cioè, se no dovevano fare che quando swinghi, puoi calciare, dare i pugni. Quello sarebbe stato bello. Quando swinghi. Quando swinghi. Fare il carpentiere. Per tutto il resto, comunque, ci tengo a dire, sono stati incredibili. Cioè, se non c'è un appiglio, lui non riesce a saltare. Usando un po' di inventiva. Oh, niente. Reference incredibili. Reference incredibili. Incredibili a quel grande capolavoro. Ma sì. A quel grande capolavoro. Cazzo, ha gettato le basi per i film supereroistici di tutti che sono venuti dopo. E ti dirò, come costume non è neanche male, eh? Insomma, a me piace. Di sicuro meglio quello di quello di Tony Stark. A me piace sto gusto. Come ha fatto a farsi un 448 così, tra l'altro? Ah, perché non sai tu come funziona l'ingegneria, che cazzo ne sappiamo noi. Questa pioggia mi ricorda molto Metal Gear, non so perché. La pioggia. Preparati perché questo è veramente figo, boss finale, eh. Ti aspetti che implori? Beh, scordatelo. Il mondo saprà la verità prima di raschiarti via dall'asfalto. Oh! Ah! Confessa quello che hai fatto! Per tutto questo tempo hai prosperato sulle menzogne! Bugiardo! Cazzato nero. Oddio! Ma è solo per... Vedi? Confessa quello che hai fatto, no? La mia azienda! Le mie idee! Ora... La verità... La verità... Va bene. La verità è che tu hai concluso qualcosa solo sotto la mia guida. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me. Sei un fallito, Otto. E lo sarai per sempre. Ma cazzo, subito così. Bastardo. Ma neanche un piccolo trauma dal fatto che è caduto da un palazzo d'80 piani. Otto. Tranquillo, si è alzato lui, via. Anche Otto è diverso dal film. È tutto diverso dal film. Cioè, questo non è un gioco sul film o sui film. È una cosa a parte. Ispirato dai fumetti. Da tutto. Da tutto, da tutto. Young Guerriero, uè, allora uè, la... Non avevo finito, no? No, no, siamo solo all'inizio. Ti darò di più. No!
Bello. Dai, è fighissimo sto costume, cazzo dici? Oramai Osborne è rovinato! Cazzo. No! Lui cade sempre in piedi! Deve perdere tutto! Cazzo. Lo sapevo, me l'ho già preparato. Però, un attimo. Cercando di capire. Devi usare le ragnatele. Ho capito. Ma non basterà. Conosco i tuoi punti deboli. Io non ho punti deboli. Mi ha censurato la... Aspetta, perché io vedo la chat censurata. Alessandro Lanza, che boh, avevo la chat censurata e non riesco a leggere. Come basta giocare appena iniziato? Oh, un attimo. Ma devi... Ma perché non volteggi? Porco due. Perché non volteggi? Di nuovo da capo. Vabbè, adesso ho capito. Consegnerò l'antidoto quando Osborne avrà pagato per i suoi crimini. Niente, oh, che senso di ragno. In che senso? Tela. Consegnamelo e basta. Oramai Osborne è rovinato. No, lui cade sempre in piedi. Deve perdere tutto. Oh, così. Il potere... Ecco, esatto, lo stavo per dire io. Il potere che ti dà questo costume è di ricaricare il gadget. Quindi appena si ricarica il rifornimento, può ricaricare le... Vedo che hai un nuovo costume, ma non basterà. Conosco i tuoi punti deboli. Io non ho punti deboli. Certo. Basta giocare. Sono tenuto il doppiaggio giapponese. C'è gente che muore. Spider-Man, un povero qualunquismo. Mamma mia. Poteva dire qualcosa di più, che ne so. Sì, come dire, situazionale, cioè così è proprio generico. Spider-Man è top. Top grumotti. Dai. Certo. Ma proprio questo non vuole fare. Ora togliti di mezzo prima che ti faccia del male. Oh. Ho capito, un attimo. Rifornimento c'è pure, eh. Aia, 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 aia. Ah cazzo, pensavo di averlo stannato. Ma che stannato, vai via! Quanto ti ha pagato Osborne per proteggerlo? Ok. Ma non potete calmarvi un attimo e parlarvi prima? Ricaricati la vita. Dai, tiri lì. Ma si è incastrato. No. È mio. Vai, spara! Attento! Dai, però! Bellissimo! Cristo! Mi ha rotto gli spararagnatele!
Oppure sei solo depresso. No, 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 non c'entra. Capisco il sogno di un amico. Questo sogno? Cioè, questo mio amico. Attenzione! Merda. Lo sapevi? Ti avevo avvisato, Peter. Ma non mi hai dato ascolto. Lo sapevi? Non ti lascerò vincere. È troppo importante per me. Non quanto lo è. Per me! Bellissimo. Bordello. Cazzo. Un'altra combo. Niente, sono danneggiati. Niente gadget. Niente. Ti prego, pensa all'uomo che eri. Quell'uomo è morto. Non puoi salvarmi, Peter. Da solo. Sempre fatto un percorso molto particolare il personaggio di Octavius nella serie di Spider-Man. Il più delle volte finisce a merda. Abbastanza palese. Però questo qua è il miglior Octopus dopo la trilogia Raimi che vedo, eh. E anche quello. Ti ricordi che c'era a un certo punto da Amazing Spider-Man? Quello scambio di personalità. Sì, sì, aspetta, Superior. Superior Spider-Man, in cui Spider-Man, la coscienza di Spider-Man entra nel corpo di Dottor Octopus. Incredibile. Non è perso che mangia un dog, abbandona la figlia in generale e prende 30 la permissione all'università. Sono ferito. E che si fa male alla schiena cadendo con 6 piedi del parato. Bellissimo. Non ho capito. Depresso, quando era depresso, per ritornare a essere Peter Parker. Sì. La radice quadrata di... Fermo! Addio! Se vuoi cambiare il mondo, devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono... assolutamente d'accordo. L'antidoto. Vai Spidey, vai. Cazzo, bello. Questo deve essere Spider-Man. Perché non lo capiscono? Perché non lo fanno così nei cinema? Nei cinema. Perché Tom Holland è bravissimo. Ma non è Spider-Man. Peter. Eri un figlio per me. Dovevo sapere che mi avresti tradito. Proprio come tutti gli altri. Tradito. Io ti veneravo. Il tuo genio. La tua coscienza. La tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai. Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi. Che gli altri capiscano oppure no. No, ti sbagli.
volevo diventare come te. Ma tu hai rovinato tutto. Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Forse possiamo farlo insieme. Se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Come biasimarlo? No, nel senso no, nel senso no. Nel non voler andare in cella, dico. Che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Mi prendi per favore il pulce, no? Grazie. Sono bloccato. Prendi per favore il pulce, cioè, no? Grazie. Assunzione? Dichiarare il secondo. Ci rimane solo questo. No, ma anche l'accendino. Oh, due stronze. Peter, dove vai? Peter. Peter. Fanculo. Un po' classicismi, eh. Un po' classicismi. Tomone del pilotato di Zendaya non è Spider-Man. Certo. Sembra giusto. Come dargli torto? Come dargli torto? Eccolo qui. Si può fare, ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora, forse più. Se lo usiamo subito per qualcuno, non potremo curare gli altri. Torno tra poco. Enrico, piuttosto che... Ma perché si è messo a parlare con Octavius? Guarirà, signora. Che c'è fretta di salvare sua zia. Vabbè, non sarebbe cambiato molto. Voglio guardare in faccia mio nipote. Ma lei l'ha capito. L'ha capito subito. Ha sempre saputo. Sapevi? Sì, da molto tempo. Temevo ti preoccupassi. Infatti. Ma sono così fiera di te. Sei un camuffinamoce, la voce però... nominarlo. Non so cosa fare. Doppiatore sì, bellissimo. Una cosa incredibile. Io non so, ma questo ma... Perché non lo chiamano? Bravo. Non lo chiamano qualche volta. Ma dai, ma due frame. Purtroppo non noto ste cose. Comunque è la cosa più vicina al fumetto questo gioco di qualsiasi altra cosa. Questo è Spider-Man. Questo è Spider-Man. Le inquadrature, i personaggi, la regia. Questo è Spider-Man. La scrittura, i dialoghi, il... Una caratterizzazione, tutto è perfetto, perfetto. Non hanno capito un cazzo la Marvel. Cioè veramente, Studios. Veramente, cioè le storie più belle di Spider-Man non sono mai state più riproposte. Con le tecnologie moderne.
Cioè, tutti ormai sono abituati a pensare a Spider-Man come un... come un personaggio molto... positivo. Eh? Positivo. Positivo, infantile. Negativissimo Spider-Man. Spider-Man è di una pesantezza incredibile, in realtà. È di una... di una sfigataggine. No, 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 no. No, per forza. No, no. Devi... almeno socchiudi. No, cioè, no, senti no. Che veleno. Senti che veleno. Sì, ma devo fare andare... perché tu hai fumato sempre con la stanza chiusa. Quindi fai andare un po'. Ma se questa è la prima... chissà come mai, perché non vende. Ma che cazzo di significato ha, scusa? Allora giustifichiamo tutto dicendo, tanto l'hanno fatto così perché così vendeva. E certo, se devi fare una cosa che ha una produzione, devono investirci dei soldi, deve vendere. Allora facciamo la merda. Cioè, nacque Regina Panettone. Cioè, scusami. Quindi... esistono cose dove ci hanno messo dei soldi ed è venuto bene, Watson. Nuova co-direttrice. Grande. Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato tipo Raimi. No, ma... neanche Raimi era proprio okay. Spider-Man originale, realtà, comunque. È una sua visione, sì, bellissima. Sì, ma è comunque quella più vicina a livello di film. E infatti Spider-Man. Ho visto l'ultimo Spider-Man proprio perché c'era lo Spider-Man di Raimi anche. Cioè, il personaggio. Ma il personaggio come il Peter Parker, l'ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città. È quello più vicino al fumetto. Già. Perché aveva le caratteristiche fondamentali di certo, Peter Parker. Sul polo al carri non hai rivali. Vero. Migliorerò i fagottini. Non si faceva i selfie. Per esempio. Campeggio? O non faceva tipo i blog, sì, blog. Sono pronta tra una settimana, Miles mi ospiterà per un paio di notti. Sai, puoi sempre venire a stare. Non aveva Stark come figura paterna. Ma solo se vuoi. Che no, gli regalava dei costumini. Sì, insomma, non puoi dire che sia vicino al fumetto. Voglio, ma solamente se. Chi? Se vuoi anche tu. Quello di Raimi. Non ho mai smesso. No, è una sua visione. Ma, sì. Ma rispetto a tutti gli altri Spider-Man, è quello che ti avvicina di più. E non si avvicina per niente, per dire. Ma per niente. Quasi per niente, quasi per niente. Insomma. Il primo finisce così. Sì. Mi un po' deluso, Finale un po' affrettato. Vabbè, perché non è il finale. Martin Lee che fine ha fatto? Mm? Martin Lee. Boh. Cioè, a livello psicologico. Attenzione, ci sono 60 anni di versione. Attenzione, io quando parlo di fumetto, io mi riferisco al primo Spider-Man, proprio Amazing Spider-Man numero 1. È vero che non c'entra un cazzo. Erano altri tempi. Erano altri tempi, però come psicologia del personaggio, come lui si comporta, come lui è un coglione, uno sfigato di merda, solo Raimi è riuscito a prendere questo aspetto qua. Perché Amazing Spider-Man era comunque uno sfigato, però tutto con lo skate, tutto fighettino con la giacchettina. Tom Holland non ne parliamo, che già c'aveva l'armatura di Iron Man quando è nato praticamente. Cioè, non ha mai avuto cazzi Tom Holland. Mai avuto nessun cazzo. Cioè, che dici, mi va male quello, mi muore l'amico. Mi muore, no? Invece, cazzo, il primo Spider-Man, delusioni. Tom Holland ha avuto il problema che hanno scoperto la sua identità. E da lì poi sono successe delle cose che non ti dico perché ancora non le hai visto. Quella è stata una vabbè, io sto parlando comunque dei primi due film di Tom Holland, perché non ho visto il terzo. Cioè, il personaggio è sempre quello sbagliato, secondo me. Mm. Però almeno... tratta dei temi un po' più maturi l'ultimo, ma in alcune parti di base cosa? In comune passante Spider, come va la giornata? Spidey dice non molto ben il passante. Non si è mai cioè, ma chi l'ha detto sta cosa? Ian Guerriero. Che tu hai letto? Certo che ho letto i primi Amazing Spider-Man. Ma tu non hai messo tutto schermo? Lo mettiamo?
proprio adesso. Oh, sto qui o sto lì? Abbi pazienza. È più importante che tu stia lì quando serve, però. Io che cazzo ne so quando serve? Titoli di coda full screen, ragazzi. Certo. Beh, allora possiamo saltarli? Sì. Ok. Io di Spider-Man non ho letto l'ultima cosa. Attenzione, ma... attenzione. Dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Dove la mettiamo? Bello. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai, mi succedono cose strane. Fisicamente. Oh. Cioè? Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato certe zone, no, che... Non quello. Che faccia era? Forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene. No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo. Boh. È niente. Vabbè, ma si continua, eh? Cioè, non è un finale, perché si sa già che continua. Ah, il post del post credit. Attenzione! Sto cazzo di codice. Cazzo. Ma non mi arrendo. Troverò una cura per te. Lo giuro. Madonna santa, bellissimo. Mamma mia, che figata che sarà il 2 con Venom. Congratulazioni, hai completato la storia principale, ma l'avventura continua. Ora puoi modificare l'orario delle stazioni di ricerca, oppure puoi iniziare una nuova avventura con difficoltà Ultimate o nuova partita Plus. Buona fortuna, eroe. Certo che un guerriero si fa tutto, sia i DLC che Miles Morales. Nuovo costume. Sì, ma che cazzo però. Sfondato tutto. Attenzione agenti, qui comando. Subito. Sì, ma fai... Adesso basta, no? Passa direttamente ai DLC. Ah già, ci sono i DLC. È vero. Come faccio a passare ai DLC? DLC di contenuto scaricabile. Ecco. Questo era da fare dopo. Dopo? Cioè, era da fare dopo le missioni principali? No. O... Non per forza. Cazzo, avrei potuto farlo prima. Certo. Ho sbagliato, perché non me l'hai detto? Vabbè, ma che ti cambia? Cambia, cazzo. No, perché è una cosa a parte. Cambiare campagna? Ah, no, vedi. Devo dire l'ultimo checkpoint, quindi forse è meglio farli proprio staccati. No, dall'ultimo checkpoint. Partiamo con la rapina. Mary Jane Watson, co-direttrice. Promemoria. Secondo le mie fonti, il Maggia sarebbe pronto al gran ritorno. Le vecchie famiglie criminali erano relegate ai margini, ma l'uscita di scena di Fisk ha offerto loro nuove opportunità.
I padrini hanno poi questa è una cazzata perché lui non ha ancora testato il respiro del diavolo su Harry, quindi è solo non si sa se una delle famiglie assuma l'iniziativa. Se il respiro del diavolo può curarlo. Pensa abbia fatto delle ricerche. Poi sto giustificando, poi non lo so. Il respiro del diavolo era soltanto una prima fase comunque della cura. In realtà sarebbe dovuto evolversi ancora di più. Per essere capace di curare Harry, da quello che si è capito dalla trama. Non è riuscito a superare quello stadio. Mio Dio, quell'81% mi manda i pazzi. Mamma mia, arrivo il completista. Ma chi? Chi Kelle? Vabbè, cioè, lì ci sono un paio di avamposti, eh. Non è che c'è tantissimo altro. Sono le missioni secondarie. Ok. Vabbè. Sì, ma sono, capito, cioè... Non sono le... Non è The Witcher, cioè... Non ti aggiungono niente. Una delle famiglie sta progettando di rubarlo. Stanotte. Ho il sospetto che non siano appassionati d'arte. Farò un salto al museo. Bellissimo. Ah, quindi adesso la città è libera, da quello che capisco. Certo. Adesso, cioè, per adesso... La città è libera. Perché sei in un'altra campagna... No, dai. La città, per come la conosci tu, non è la stessa. Cioè, è proprio una cosa nuova. Per cui succedono anche cose diverse in questa città. MJ, la tua fonte era attendibile. Una banda di sgherri sta facendo irruzione. Resta in linea, prova ad avvicinarmi. Sii prudente. Se sono del Maggia, ci andranno pesante. Avanti, andiamo. Il capo vuole quel quadro, ci stiamo mettendo troppo. Vuoi provare? Accomodati. Cavolo. Certa gente è disposta. Quel 19% è ancora un'ora adesso. Barra due ore di missioni secondarie, eccetera. Infatti, non è che sia indispensabile. Dovrebbero apprezzare l'arte nell'orario di apertura. Tra l'altro guarda che belli che sono su mobile i badge per gli abbonati. Sì. Bellissimi. Facci una dormita. Vabbè, qua... No, ho sbagliato. A terra. Ora una dimostrazione della sublime arte. Carabinieri, polizia. No, ho sbagliato. Attento. Accidenti, vuoi soffrire? Grazie, ricordo che ci sono i sound alert, siete liberissimi di usarli anche perché sono gratuiti. E Salpatrillo. Appartengono alla famiglia liberissimi. Criminale di Alfred, no? A cosa gli serve la Maria? Non è nel suo stile. Ma non è indispensabile per te, non per la mia sanità mentale. Lui non ci sta male. Beh, se questo ti può far star bene, Kelle, nella mia partita ho fatto il 100%. Immaginati la mia partita. Lascia perdere questo, perché questo è per Twitch. Quindi per Twitch le cose si fanno condensate, non diluite. E soprattutto le cose importanti, quindi è normale che sia così. meglio che ci fa l'abitudine. Perché un domani, se dovessimo portare un altro gioco del genere, le percentuali sarebbero più o meno quelle. Su Twitch. Ehi, quella cos'è? Aha. MJ, hanno aperto un foro nel lucernaio. Minchia, vado a vedere. Un foro. Un piccolo buchino. Mentre gli sgherri di Hammerhead entravano da davanti, qualcuno si è introdotto dal tetto. A quanto pare, non c'è l'ombra di nessuno. Che fine hanno fatto le guardie notturne? Già, prova a controllare la saletta di sorveglianza all'ingresso. Dovresti trovare anche delle telecamere. Avranno ripreso l'intrusione. Forse sarei dovuto andare all'artistico. Non sono abbastanza ricco per apprezzarlo. Vabbè, non è che devi essere ricco per... Certo che sì.
La saletta di sorveglianza è chiusa. Mi serve un'impronta per entrare. All'interno ci saranno indizi su cosa è successo. Non c'è modo di aggirare il blocco. Come Doom. Non senza la mano giusta. Sono sufficienti le impronte. Se non trovi le guardie, puoi recuperarle dagli oggetti che hanno toccato. Oh, già, buona idea. Avete DS. Se serve una mano. Dark Souls. Ok. Se fossi Demon Souls. L'impronta di una mano. Double Stream. Che cosa abbiamo lì? Una torcia, ci sarà un'impronta parziale. Ah, Discord. Sì. Però è per addetti ai lavori, cioè tipo i moderatori. Me ne servono altre. Gente che collabora strettamente. Strano. Qui non è aperta agli utenti, è un Discord chiuso. Allora, dovremmo aprirlo, però dovremmo aprirlo per qualche impronta parziale. Però per adesso è solo per no. Oddio. Deve esserci un'impronta da qualche parte. Un'altra, fantastico. Le guardie non lasciano tutto in giro, a meno che non scelgano volontariamente di andarsene. Certo, se posso dire, fare queste missioni dopo aver fatto la missione principale, cioè la missione finale, spezza veramente tanto. Eh sì. Sono un tipo da cani che giocano a poker. Secondo me però sto gioco pecca di missioni spettacolari, cioè ce ne sono poche. Qui potrebbe esserci un'impronta. Cioè potevano usare di più. Ho impronte parziali sufficienti per ricostruire quella integrale. Di missioni, anche corridoioni, però fatti bene. Ah sì. Oh no. Dovrei riuscire a configurare lo scanner perché accetti i miei dati. Ma quanto siamo di live? Oddio. Boh. Per un sabbettino dato carino e simpatico come me. È numero uno. No, vabbè, a sto punto se si apre Discord si apre per tutti. Cioè, nel senso, chi vuole, poi come te, può entrare. Però bisogna aprirlo. Ok. Bisogna metterlo pubblico, in modo tale che diamo, che cazzo ne so, mettiamo il comando in chat, tipo punto esclamativo Discord. Da là c'è il link che ti porta direttamente alla stanza senza fare richiesta, perché adesso appunto per entrare bisogna fare richiesta, bisogna fare il codice, perché è proprio privato. In quel caso sarebbe più semplice, perché basta che tu scrivi in chat punto esclamativo Discord e ti aggiungi, ok? Quello si potrebbe fare. Comunque le vostre live sono troppo belle, mi rilasso troppo a guardarle, minchia. Oh, grazie. Dai, grazie. Bello, cazzo. Ogni tanto. Posto di dire quell'81% mi dà fastidio. Ma veramente, veramente. Cioè, che cazzo... Ma che supporto è? Che supporto è? Bello, se stai live così, bello. Questa negatività, mister negativo. Ma lo Stark... No, ma lo Stark si fa mercoledì prossimo. Eh sì. Comunque. È venerdì prossimo. Monkey Island 3. Ci saranno un po' di live extra comunque, su Spider-Man la prossima settimana. Immagino. Sì. No, quelle riesco a farle perché comunque a qualsiasi ora vengo qua un paio d'ore e via. Sedate, a quanto pare. Nessun segno di lotta. Belle queste scrivanie, mi sono sempre piaciute. Se non di Ma che schifo. Queste qua? Comodissime. Fammi vedere. Ma non ti puoi muovere, ci sono i cassetti in mezzo. Non ti devi muovere, hai tutto qua davanti. Certo, forse non avrei messo i cassetti, in effetti. Infatti lui, vedi,
A un certo punto dice no, basta, lo faccio finita. Questi cazzo di cassetti. Ragazzi, ma a che punto di live siamo? Cioè, quanto abbiamo fatto? Io qua non riesco a vedere. È puntata su uno dei dipinti della mostra. Prova a vedere. Devi vederlo là. E nessuno l'ha ancora rubata. Devo osservarla da vicino. È possibile che non si riesca. Non lo vedo qua. Prendimi il binocolo. Sì, vabbè. Prendimi il binocolo. Barry Lyndon, che è? Prendimi il binocolo. Perché Barry Lyndon poi? Di cui devo ancora vedere la fine. Non hai visto la fine di Barry Lyndon? No. Vabbè, non è che sia. A me sembra un dipinto come tanti altri. È così. Il museo ospita opere che valgono molto di più. Ma perché il mago è ossessionato proprio da questa? Aspetta, MJ, arriva qualcuno. 1:20. Dove cazzo si vede? Chissà Dave come sta andando con la sua partita, perché il nostro moderatore d'eccellenza sta disputando una partita molto importante questa sera, quindi visto che lui segue sempre live in post quando non c'è, incitiamolo anche in chat, facciamogli capire che siamo con lui in questo momento, così quando perderà 10-0 ci maledirà. Siamo in campo, siamo il tallone di Dave in questo momento noi. MJ, l'erba sintetica ci sta facendo la barba. Non mi hanno ancora visto. Immaginatevi questa scena. No, dai, no, Ian, Ian, fermati. Cosa? No. Cosa? No, è gratuito, proprio così gratuito. Ma Dave, cosa? Dave vaffanculo. Ma perché? Ma perché? Comunque sì, mi associo, assolutamente. No, dai, no, cazzo. No. Si scherza. Ma come Dave vaffanculo? Ma che cazzo? Beh, allora... Ci sono due tipi di Dave. No, ci sono due tipi di utenti in chat. Quelli che ringraziano il Dio che Dave abbia avuto la partita per cui... Sta arrivando la polizia. La Bonucci intanto voleva solo salutare. Ci sono, dicevo, due tipi di utenti in chat. Quelli che stanno ringraziando indirettamente Dave per aver avuto la partita e quindi averci fatto saltare Monkey Island per dare spazio a Spider-Man. E quelli che invece... si sono incastrati con lui perché dopo mesi che rompe il cazzo con sto Monkey Island ha deciso di farci il pacco o comunque di cambiare le carte in tavola perché gli hanno spostato la partita e quindi ci ha privato di questo incredibile piacere che sarà appunto Monkey Island 3, che comunque ci sarà la settimana prossima. Bah, io... cioè... coglione, no! Se n'è andato con l'NFT. Merda, l'NFT. C'è un'unica via d'uscita, quella da cui sono entrati. Ma chi è? Chi è che c'ha l'NFT? Quello che marchiamo non è un NFT, è proprio un controsenso, non è stato NFT. Gli NFT non sono tangibili. No, che c'ho di essere stronzato. Sono bloccato. No, secondo me, stavo dicendo, non è un grosso problema perché alla fine è una settimana. Una settimana in più, una settimana in meno per Monkey Island 3. Sì, dai. Bellissimo! Sto fomentando tantissimo! Che è? Sono... Oh! Dai! Oh. Comunque ci sto pensando adesso, cioè io che fino a qualche tempo fa, ma anche adesso, cioè mi metto a vedere le live su Twitch per rilassarmi. Pensare che c'è qualcuno che si rilassa al posto mio con me stesso. È incredibile. Fuori di testa. Incredibile. Oh, quanti cazzo sono?
2. Eccolo. No. No, 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 no. Usa l'almanacco. No. Guarda, questo qua è la mia preferita proprio, guardala. Poi sì, guarda dritto negli occhi l'avversario. Vogliono rubare quell'opera. Vogliono rubare quell'opera. Una partita di rugby comunque. Di rugby. Di rugby. Come si dice? Di rugby. No, rugby. No, basta, fermati. Cazzo, proprio. Come si dice, rugby o rugby? Devo arrivare all'uscita e bloccarli. Ho tutti e due. Oh, ho tutti e due. Rab. Tenetelo occupato. Football americano. Non devono scappare. No, rugby è un'altra cosa. Sì, esatto, però. Football italiano. Che poi non è italiano, credo. Dov'è? Quanti ce ne sono ancora? NFL. Detto che se triggeriamo quell'altro, mamma mia, ma che cazzo state dicendo? Finito. Ma perché solo sti gadget? Perché solo sti gadget? È vero, ne ho pochi. Perché non ho fatto le secondarie? Sì, li ho presi tutti. No, ma ci sarà da rimettere. Eh sì, guarda. Anche nei gettoni di ricerca. Ah, vabbè, ma non è che ti servono le secondarie, ti servono i gettoni. Quelli li puoi fare. I gettoni di ricerca sono due maroni. Oh, così. Vado. Ma sì, ma guarda, ma che cazzo ti serve questo gadget? Beh, effettivamente, Young Guerriero non servono un cazzo. Guarda, cioè. Non li userai mai. A parte questo, questo qua è figo. Questo lo uso sempre. Questo lo usi sempre, però se faccio così. E metto questo. No, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa perché qua ne hai uno. Là ne puoi avere tre contemporaneamente. Cioè, questo qua. Qua ne è uno. Là ne hai tre contemporaneamente. Ma è uno che sta lì. Sì, ma là ne hai tre che puoi rigenerare quanto cazzo vuoi. Che mi dici della Tanto abbiamo sputato. Sono belli, ma sono inutili questi qua. Cioè, i droni sono utili. Soprattutto sono poco fedeli a Spider-Man. Vabbè, adesso c'è un gioco, fai quello che ti dicono. Se sono poco fedeli non li uso. No, nel senso, cioè... Bello questo. Ah, poi dicevamo anche nelle scorse live, i costumi potevano sforzarsi un po' sì, di più. Che sono veramente... Miles Morales sono bellissimi, invece. Miles Morales è proprio bellissimo. Magari questo era solo un diversivo. Ho lo stesso dubbio. Torno lì, sperando che il vetro sia abbastanza spesso. Ecco, secondo me Miles Morales come ritmo è molto meglio. Beh, hanno imparato. Hanno imparato, quindi, a maggior ragione, quando arriverà il 2, porca troia. Il divisorio è integro e corazzato. Nessuno può avvicinarsi alla Maria al momento. Missione compiuta, quindi? Lo spero proprio. Senti, mi sa che dobbiamo risentirci più tardi. Perché? Che succede? Sei in forma? Vai in palestra? No. Cioè, voglio dire, a volte. Allora, sei solo soletto o sei tornato con la tua ex? Stai facendo molte domande. Semplice curiosità. Già, palestra, ha letto presto. Dimmi e soprattutto ho mangiato la verdura. Guarda laggiù. Sapevo che quella roba lì sarebbe crollata. Oh no. Ian è d'accordo sul fatto dei costumi. È d'accordo anche sul fatto che proprio in pieno. Mamma mia. Miles Morales è molto molto. Sono molto molto belli costumi. Perché sono più street, sono più da Spider-Man quelli di Miles Morales. Perché giustamente. Cioè.
la differenza principale tra Peter Parker e Miles Morales è che Miles Morales non è un genio. Cioè, lui non si fabbrica le tute incredibili, i congegni assurdi. Quindi i costumi che fa sono più alla portata di una normale persona. Guarda quell'altro. E questo... cioè, è normale che siano più belli quelli di Miles Morales, perché non hanno potuto inserire quelli tech che hanno messo invece qua. Ne hanno messi anche troppi. Cioè. E ci sta avere costumi tech, per carità, però... un po' meno. Cioè, non è Batman. Ok. Non sto dicendo che Batman sia brutto e che la scelta del tech in Batman sia... anzi, però là è giustificato, perché sono, cioè, un contesto diverso. I costumi con le superstar rosse e nere nel gioco, quelli con le Jordan nel film di Miles, bellissimi. Sì, sì, proprio, cioè, sono... è un abbigliamento più street, più da Spider-Man vecchio moderno, diciamo. Ma è come giusto che sia, alla fine Miles Morales è un nuovo Spider-Man. Sbagliato. Però moderno, diciamo. Quindi prende lo spirito dei primi Spider-Man. No, non dei primi Spider-Man, perché alla fine è una cosa... diversa ancora, perché lui è come se fosse già... vabbè, dopo ne parliamo. Hai dei nuovi trucchetti. Anche tu dovresti cambiare repertorio. Non avevi smesso coi furti d'arte? Non è l'arte che mi interessa. No, che diavolo stai facendo? Hai delle vite da salvare. Non di nuovo. Ehi, aiuto. Cosa? Dove si è cacciata? Peter, va tutto bene? Scusa, MJ, ho incontrato una vecchia conoscenza. Che? Una gatta da pelare. Vabbè, mamma mia, proprio... Zelig. Stavo dicendo, Miles Morales è una cosa totalmente diversa ancora, perché lui ha come punto di riferimento un altro Spider-Man, cosa che ovviamente il primo Spider-Man, cioè il primo Spider-Man non aveva aiuti. Invece lui si ritrova in una situazione che, insomma, è più avvantaggiato da quel punto di vista. E io cercherò impronte. Quindi anche rispetto all'abbigliamento, ai costumi, questo vantaggio si vede, perché già lui utilizza le lenti giuste, la mobilità giusta, perché copia, tra virgolette, dal vero Spider-Man, cioè dal vero, dal primo Spider-Man. Anche perché questa cosa del vero Spider-Man in Miles Morales è marcata tantissimo, No, ma non è il vero, è un altro. Capito? Cioè, non è che siamo tutti, no? No. Cioè, non ce n'è uno vero e uno falso. È un'altra cosa. Ci sono Spider-Man diversi. Allora, ragazzi, incendi dolosi. Vabbè, allora, devo dire che... Va bene così, cioè, nel senso, non mi sta entusiasmando particolarmente. Vabbè, ma è l'inizio. Però è l'inizio, ci può stare, e poi comunque veniamo da una sessione di gioco che è stata incredibile, essendo ovviamente stato il finale del gioco, il ritmo ha fatto un'altalena importante. Quindi direi di salutarci e darci appuntamento alla prossima live extra con Spider-Man. Mercoledì ci vediamo con lo Stark, approfondiremo le prime ore di gioco insieme anche a Kelle.
E venerdì prossimo, presumibilmente, se non ci dovessero essere altri imprevisti, dovrebbe esserci finalmente, dopo mesi di programmazione, Monkey Island 3. No. Che nessuno stava chiedendo, a parte Dave. Ma che adesso mi ritrovo a aspettare anch'io, perché un po' mi sono affezionato all'idea. Per forza. Abbiamo fatto il primo, abbiamo fatto il secondo, perché non il terzo, che è il preferito di Dave e che potrebbe tranquillamente diventare il nostro preferito, perché ricordiamo, noi lo giochiamo in blind, quindi non l'abbiamo mai fatto. Secondo me muore Peter, Harry diventa il nuovo mentore di Miles, poiché ha il simbionte. Mi sembra un po' troppo. Però segna. Beh, certo, tutto può succedere. Vabbè, io adesso devo andare a vedere il Living Codino. Possiamo dirlo? Un altro film? Potrebbe essere uno degli ultimi film che guardiamo insieme la sera. Vabbè. Non è vero. Ma non è vera questa cosa. Ecco, allora, a casa così, potrebbe essere una delle ultime sere. Vabbè, madonna. Te lo dico. Che pesantezza. È così. Non è così. È così. No. Eh sì. Vabbè, buonanotte. No, nel senso, cioè, allora, per chi non lo sapesse, io ho appena preso in affitto un appartamento, per cui noi avevamo l'abitudine, la sera, finita la live, andiamo su, ci mettiamo a letto, ovviamente, stanza condivisa, e ci guardavamo dei film. Adesso, chissà, boh, quando succederà. Non si sa. Vabbè, ma che cazzo che ne frega? No, poi... per dire, vi rendo partecipi anche di quello che c'è oltre il garage. Cioè, oltre il garage. Oltre. Oddio. Beyond garage. Buonanotte. Oddio. Ok. Buonanotte. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao.